Ciao! Allora, benvenute nel video dei top del mese di aprile 2017. Se sentite rumori molesti, potrebbe essere la lavatrice, ma non ci fate caso. E in questo video sicuramente starnutirò moltissimo, ma anche di questo non fateci caso. L'allergia incombe. Direi di partire con il primo top, ed è sicuramente questa qui. Questa è la crema corpo al pepe rosa della Bottega Verde. Allora, di questo marchio inizialmente io conoscevo ed amavo solamente la crema, quella dalla vaniglia nera, quella la amavo. Da quando ho provato questa, non posso che dire wow, mi è piaciuta davvero tanto. È speziata, mi gusta molto sulla pelle, ha un profumo che io adoro, mi piace tantissimo. Anche questa profumazione mi piace tantissimo. Come crema, io la uso dopo la doccia, non lascia uno strato bianco, assorbe velocemente, si stende molto bene, ha un potere idratante medio e non irrita assolutamente la pelle, quindi davvero mi piace tanto. Questo è sicuramente uno di quei prodotti, ne avevo due, è uno di quei prodotti che quando trovo in offerta compro sicuramente perché mi sono piaciuti un sacco. Dimenticavo di dirti inoltre che sulla pelle persiste davvero tanto per qualche ora tranquillamente e se dopo averla applicata ci si veste, rimane anche sui vestiti, quindi si sente davvero e mi piace. E ora passiamo al prossimo top. Il secondo top è questa tisana della Valverde, Bergamotto e Goji. Allora, intanto è una tisana che è completamente made in Italy. Aspettate che se riesco a trovare dove è scritto, perché è tutto biologico, con tanti certificati biologici, quindi è anche oltretutto operatore contro tutto controllato, super biologico. Quello che volevo trovare, se riesco, perché l'avevo letto prima. Ecco, è realizzata completamente con attenzione dell'ambiente, utilizzando energia fotovoltaica. La confezione ha una chiusura brevettata annodata, quindi senza colla, e il filo di cotone viene da agricoltura biologica. Invece, l'etichettina e la confezione è in carta riciclata, quindi è tutto un wow. Questa tisana contiene bergamotto frutto al 18%, arancio in frutto, mandarino in frutto, rosa canina in bacche, carcadè in fiori, cardamomo in semi e le bacche di gosi al 5%, tutto biologico. Contiene 20 filtri e costa 3,95 euro. Io l'avevo trovata in offerta questa da Natura Sì, ma ho visto che ci sono anche, ad esempio, alla saponeria, non alla saponeria, Artigotà. Comunque, meglio in un negozio biologico, ecco. Cosa dire? Intanto che bergamotto e goji è una tisana che fa super bene. Consiglia di dolcificarla con miele, un tipo di miele che non trovo più, e se me lo scrivevo era meglio. Dolcificare con miele di acacia. Ecco, effettivamente è consigliabile dolcificarla, perché io trovo che sia amara. Io sono abituata a berla al pomeriggio o mentre lavoro al computer tranquillamente, senza aggiungere niente, quindi non aggiungo zucchero dolcificante, miele, niente. Mi piacciono i sapori forti, classici. Questa però la trovo amara. Diciamo che quando è calda è molto amara, poi raffreddandosi si sente un po' meno, però deve andare a gusti. Comunque, l'assaggiate se non vi piace così troppo amara, o un pochino di zucchero di canna o un pochino di miele, ed è comunque una tisana che davvero la trovo valida perché fa davvero bene. E poi si può bere tranquillamente in qualche momento della giornata perché avete visto è tutta frutta e quindi non contiene assolutamente teina o eccitanti, e quindi la promuoviamo. L'ultimo top di questo mese è questo Eau de Toilette della Bottega Verde. Si chiama Dahlia Imperiale e io avevo tre campioncini, quindi mi sono durati anche un pochino. Annusandolo così, ho detto no, questo profumo non mi piace. Poi invece in negozio mi avevano dato questo, sempre da Dahlia Imperiale, che però è un latte corpo.
L'ho provato così per caso e ho detto: "Ah, profumo sulla pelle, mi piace". E allora ho provato anche il profumo Le Toilette e alla fine ha un profumo che, annusandolo così, non mi piace, ma sulla mia pelle vira e vira in un modo che lo rende dolce ma non stucchevole, come piace a me. E poi persiste davvero a lungo. Alla fine ho trovato che non solo mi piace, ma se lo trovo in offerta lo compro perché mi è piaciuto davvero tanto. Ebbene sì, incredibile queste cose come cambiano. Allora, il profumo sulla pelle si sente anche il giorno dopo, quindi wow, persiste tanto. Se lo spruzzate sui vestiti poi si diffonde, muovendovi si sente, è davvero valido, a me è piaciuto, quindi super rivisto e anzi super consigliato. E questi erano tutti i top del mese di aprile. Fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovate. Io come sempre spero vi sia stato utile. Se ti è piaciuto il video metti un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere notifiche ai prossimi video. E alla prossima, ciao!